Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di due profumi vintage, però allo stesso tempo dei profumi low cost che si trovano facilmente nei negozi delle nostre città. Sto parlando di Gloria Vanderbilt, e L'Amant di Coty. Parliamo per primo dell'Amant di Coty. Allora, questo è il suo packaging, una scatola essenziale di un bel rosso corallo. Mentre questa è la boccetta che adesso vi mostrerò meglio sul video. Una bellissima boccetta con delle scanalature che la rendono secondo me molto molto elegante, mentre il tappo è in plastica ed è satinato. Allora, come vi dicevo, L'Amant, che insieme a Gloria Vanderbilt sono due profumi vintage, ma allo stesso tempo low cost. Infatti, L'Amant si trova facilmente, forse non tanto nelle profumerie fisiche, quanto però su internet, a un prezzo veramente, veramente accessibile. È un profumo che è stato creato, pensate, nel 1927 ed era uno dei profumi più noti e anche più famosi di Coty, insieme ad esempio a ed altri, ed è un profumo che nacque con l'intenzione di in qualche modo ispirarsi a Chanel numero 5, dato che Chanel aveva avuto un enorme successo e continuava ad avere un enorme successo. Lo ebbe infatti appunto a partire dagli anni 20 fino ad oggi, veramente intramontabile. Così Coty decise di creare un profumo che lo ricordasse, un profumo appunto aldeidico, come è in effetti L'Amant. Ho scoperto L'Amant studiando un po' il rapporto tra Gabriele D'Annunzio e il profumo, a cui ho dedicato anche un video qualche tempo fa, e ho scoperto così che tra i profumi preferiti di D'Annunzio negli anni 20, quindi ovviamente dopo il 1927, vi era proprio L'Amant di Coty. Infatti ne richiedeva in grandi quantità al suo fornitore di fiducia, che era appunto il suo farmacista di fiducia di Gardone Riviera, e ne chiedeva quindi a grandi quantità, un profumo che lui amava tantissimo. Andiamo a scoprire insieme la piramide olfattiva. Tra le note di testa troviamo il neroli, bergamotto, pesca e aldeidi. Le note di cuore sono gelsomino, geranio, ylang-ylang, rosa e orchidea. Le note di base sono vetiver, muschio, sandalo, cedro della Virginia, fava tonka e vaniglia. L'Amant ha una piramide, abbiamo visto, abbastanza complessa, e in testa troviamo le aldeidi come in arpeggio, quindi queste molecole di sintesi che hanno la funzione di esaltare alcune note olfattive, soprattutto floreali e fruttate, e allo stesso tempo renderle leggere, più cristalline, meno opprimenti. Allora, in L'Amant troviamo in effetti un bouquet fiorito con aldeidi che però risultano molto meno decise, molto meno chiuse o comunque molto meno penetranti rispetto ad esempio a Chanel numero 5. Per parlare di L'Amant teniamo come punto di riferimento il modello di Chanel, che è appunto un modello che continua ad esistere più o meno. Simile, più o meno comunque ecco, fedele al suo modello, al suo profumo di origine originario del 21. Allora, questo è un profumo che ovviamente nel corso del tempo è stato riformulato. Sicuramente non è più il profumo così tanto amato da D'Annunzio. Intanto è chiaro che trovandolo a un prezzo veramente, veramente basso, è chiaro che non possiamo aspettarci qualcosa di solo, ecco, paragonabile a un profumo molto più strutturato, complesso e sofisticato come Chanel numero 5, ma è probabile che anche L'Amant in passato fosse alla stregua di Chanel, e quello che oggi sentiamo sicuramente ricorda quello che è stato. Allora, è un profumo che ha un esordio dove si sentono molto le aldeidi, abbiamo detto delle aldeidi più leggere. E le aldeidi fanno ricordare a molte persone spesso o la lacca per capelli oppure il sapone, quindi il profumo del sapone. In entrambi i casi diciamo che questo è più o meno vero, comunque le aldeidi tendono a ricordare questi due profumi, questi due odori. E nel caso di L'Amant, secondo me, ricorda tantissimo il profumo del sapone, quindi un profumo delicato, molto un profumo ad esempio del bucato pulito al sole, quindi un profumo secondo me comunque piacevole, benché devono piacere ecco, i profumi che ricordano il sapone, quel tipico sentore saponoso.
Magari l'abbiamo sentito ad esempio sulle nostre nonne, lo associamo proprio alla toilette delle nostre nonne. Oltre ad essere quindi un profumo che esordisce in maniera molto delicata, frizzante, luminosa, successivamente tende ad arrotondarsi e diventare più morbido, quindi fa sentire con le note che lo rendono più morbido. Soprattutto il dry down secondo me è molto molto buono, anche se per sentirlo bisogna abbondare. Infatti io molti profumi mi piace cambiare spesso, però questo l'ho preso da poco e già ne manca un po', perché appunto ne do molto, anche perché non infastidisce il naso, non rende, non è opprimente, e anche in casa durante il periodo del lockdown o comunque durante i mesi passati in cui si usciva molto poco e per necessità, mi è piaciuto tantissimo spruzzarlo anche sui vestiti, perché sui vestiti ha una durata anche maggiore rispetto che sulla pelle. Allora, vi dicevo, il dry down è molto buono perché fa sentire una bella vaniglia, una bella base morbida e legnosa. Comunque molto molto vagamente ricorda il dry down di uno Shalimar ad esempio, ma molto molto lontanamente, nel senso che troviamo una vaniglia molto legnosa, una bella vaniglia non dolce, e quindi secondo me il dry down di La Man è molto buono, anche se io lo percepisco molto poco. Perché secondo me il profumo attualmente, nella sua formulazione attuale, o comunque quella che ho preso io, ha la pecca di avere intanto una durata veramente bassa, e questo mi dispiace perché comunque è un buon profumo, e quindi l'evoluzione del profumo si sente appena. Cioè io riesco a percepire questo sentore vanigliato molto buono quando ormai il profumo è a livello di proprio di skin scent, quindi molto intimo. Ed è un peccato, perché secondo me La Man è proprio un buon profumo per chi ama i profumi vintage, tra l'altro ecco accessibile a un prezzo veramente irrisorio paragonato a, ad esempio, Chanel o anche ad altri. Comunque, secondo me è un buon profumo, dato il prezzo ve lo consiglio. La Man è anche un profumo molto portabile, direi che può essere indossato in maniera disinvolta, non è impegnativo, come può essere, secondo me, a mio avviso, Chanel è più impegnativo, più formale, mentre La Man, per il suo carattere così delicato, così quasi, diciamo, impercettibile, ecco, questo lo rende paradossalmente un qualcosa a suo favore, perché possiamo comunque indossarlo in molte occasioni. Come vi dicevo, molto versatile, si può utilizzare sia quotidianamente ma anche magari al lavoro o in situazioni più formali, perché è comunque una fragranza elegante. Quindi, eccetto la pecca della durata, direi che La Man è un buon profumo e lo consiglio a tutti coloro i quali amano i profumi di una volta vintage. Tra l'altro il suo prezzo permette anche, diciamo, un acquisto alla cieca. Su alcuni siti vendono anche, insieme al profumo, anche la crema per il corpo, e magari ecco, questa combinazione fa sì che il profumo stesso possa durare di più, quindi nel caso c'è anche questa possibilità. Allora, parliamo di Gloria Vanderbilt, Allora, questo è il packaging, secondo me carinissimo, adorabile, questo color lavanda, questo color malva, insomma, con i bordini dorati. Direi che veramente già solo per il colore io acquisterei tutta la linea di Gloria Vanderbilt. Comunque, questo invece è il flacone che vi mostrerò bene nel video, un flacone che è davvero davvero carino, davvero bello, apprezzabile forse in maniera maggiore, più apprezzabile ecco nel formato da 100 ml, quindi molto più grande, in cui si vede bene questo rilievo di un cigno in negativo, quasi un'impronta ecco di un cigno, quel simbolo per antonomasia di eleganza. E questo è uno dei motivi per cui ho sempre voluto ecco, questo profumo. Ho un po' esitato ad acquistarlo perché temevo ecco, di acquistare un profumo simile alla Man o al, per esempio, Charlie, che sono dei profumi molto buoni, però ecco, non volevo averne troppi simili. Dopo aver letto varie recensioni, dopo averlo visto più volte sulle varie pagine Facebook per appassionati dei profumi, mi sono poi decisa, anche perché l'ho trovato in questo formato così piccolo da 30 ml, comunque graziosissimo, facile da portare, si può mettere in borsetta oppure in viaggio,
E poi perché anche questo è un profumo che davvero si trova a un prezzo molto molto conveniente e quindi mi sono decisa a provarlo. Ma andiamo a scoprire insieme le note olfattive e poi vi parlo meglio appunto di Gloria Vanderbilt. Le note di testa sono aldeidi, ananas, fiore d'arancio, lavanda, note verdi e bergamotto. Le note di cuore sono garofano, tuberosa, rizoma di iris, gelsomino, ylang ylang e rosa. Le note di base sono sandalo, cannella, opoponax, muschio, zibetto, vaniglia e vetivè. Allora, vi dicevo che appunto dopo aver esitato un po' l'ho poi comprato e sono felicissima di averlo fatto perché è un profumo che intanto non vi avevo detto che sì, è un vintage, però è del 1982, quindi non tanto vintage come La Man. Ed è un profumo, secondo me, buonissimo, sono veramente molto contenta che si trovi ancora in commercio. Allora, questo profumo ha un esordio molto frizzante, molto luminoso, molto gioioso, caratterizzato sempre dalle aldeidi. Aldeidi che, al pari di La Man, sono delle aldeidi comunque molto leggere, non opprimenti, non vanno a prevaricare le altre note olfattive, che lo rendono appunto ecco, molto leggero, molto gioviale e luminoso. È luminoso. La cosa secondo me bellissima di questo profumo è che accanto a un lato un po' più vintage, un po' modello, La Man di Coty, Charlie, piuttosto che altri profumi simili, accanto appunto a questo aspetto va ad accostare poi una morbidezza, una sensazione di tocco vellutato, setoso, davvero sorprendente, davvero secondo me buonissimo. Infatti, già poco dopo aver spruzzato questo profumo si sentono delle note che al mio naso che il mio naso avverte proprio come cremose, vellutate, come vi dicevo, morbide, e questo mi ha davvero sorpreso quando l'ho provato. È proprio questo aspetto morbido, vellutato e cremoso è quello che si acuisce con il passare dei minuti, poi anche delle ore, che rimane sulla pelle e che lo rende secondo me così, così buono, insomma veramente delizioso. È un profumo comunque molto elegante, bon ton, discreto, molto comunque versatile, si può utilizzare quotidianamente come appunto La Man, così come anche in occasioni più importanti. Ad esempio, su un post leggevo che è stato il profumo del matrimonio di appunto questa persona che scrisse il post, quindi legato ecco a dei ricordi molto importanti per questa persona, però ci fa capire anche come è un profumo perfettamente anche all'altezza di situazioni più formali, più importanti. Con il passare, vi dicevo, dei minuti, l'esordio, quindi più aldeidico, più old style direi, passa, nel senso che tende a sfumare e a cedere il passo a tutta quella componente cremosa che vi dicevo, vellutata, che gli fa pensare proprio alle creme per il corpo, alle lozioni per il corpo, come alle lozioni detergenti, quindi tutta una serie di prodotti cremosi, setosi per la pelle, vanigliati però non dolci, quindi non dolci in maniera stucchevole, quindi un vanigliato armonioso, anche fiorito. Leggermente talcato, però non lo definirei un profumo polveroso, comunque talcato vero e proprio, ha una componente leggermente talcata che lo rende ancora più morbido, materno, femminile. Quindi io non conoscevo questo profumo, non lo utilizzavano in casa mia, però capisco bene perché questo profumo è così amato dalle donne, anche perché lo associano ecco al profumo materno o della nonna. Quindi sono veramente entusiasta di Gloria Vanderbilt, anche per la durata, che comunque non è blanda come nel caso di La Man, che è più quasi un'acqua profumata. Parlo di La Man, mentre qui la durata direi che è media, non è un portento come durata, però direi che anche in questo caso fanno la lozione e il bagno schiuma. Infatti mi tenta, ecco, la lozione corpo che mi tenta tantissimo, penso che ho letto che la lozione è ancora più buona rispetto al profumo, probabilmente perché ecco fa esaltare tanto questo aspetto cremoso del profumo, che comunque già il profumo ha.
Quindi secondo me profumo e crema lo rendono ancora più duraturo e quindi è probabile che anche io acquisti il profumo. Tra l'altro si trova a prezzi veramente convenienti da in varie profumerie o anche da Tigotà. Da Tigotà è spesso in offerta e anche su Notino in offerta, come anche la crema per il corpo. Quindi sono veramente entusiasta di questo profumo, ma anche La Man direi che soddisfa un po' l'esigenza di possedere un profumo vintage, un profumo comunque con una storia importante alle sue spalle, per cui questo è tutto su queste due chicche, ci vediamo al prossimo video, ciao!